Ale ale oh, ale ale oh, ragazzi, si respira una bell'aria, si respira una bell'aria, tutti che si abbracciano, Mignani finalmente più rilassato, abbraccia i suoi giocatori, gli stringe la mano, stringe Zuzek, fa i complimenti a Molina, vittoria del Bari in casa contro il Venezia di 1-0 sofferta. Ma una vittoria importante, 6 punti in 3 giorni, sarete in tanti che uscirete dal San Nicola. Ok, finita la pacchia, mo. Adesso vi piegate al Bari. It's the time is over, ok? Is over. Un gol fantastico per la curva, no. Ale ale oh. Ale ale oh, un gol fantastico per la curva, no. Ale ale oh, c'è un'area che vibra a San Nicola, si sente già. Altro che Brescia, bresciani, dove state? Ciaone, avete pareggiato a Cittadella, bravi. Ale ale oh, tutti i video così faccio, mo. Ale ale oh. Ale ale oh, 10 minuti così faccio, eh? Vi piace così? Ale ale, tifosi avversari genuani, che è stata a fa col Cagliari? Quanto mi hanno dato? 15 minuti di recupero? Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questo Venezia, il Bari che ha controllato, ha fatto una partita intelligente, la sua prestazione. Abbiamo sofferto un po' alla fine, che Dira poteva tenere un po' la palla in avanti. Ottima prestazione di Molina, ottima prestazione di Molina, che ha messo un gran cross per un gol di Bellomo. Non facile gol di Bellomo, perché qualunque molti giocatori in Serie A se lo sarebbero mangiati. Invece lui, Nick, figlio di Bari Vecchia, ha la capacità, l'intelligenza, la calma, la freddezza di sapere che quel pallone arriverà là, no? Abbiamo preso un gol che è stato annullato, nettamente da annullare, perché il giocatore dà uno schiaffone a Ricci, proprio nel netto. Vanoli si è lamentato molto, ma Vanoli, che te lamenti? Però mi è piaciuto che comunque il mister ha avuto un atteggiamento di fair play, mi è sembrato, alla fine, anche la sua squadra. Ragazzi, più che andare sui numeri, più che dire che ottima partita di Wally, Khedira, che bravo anche. La cosa bella di Khedira, ragazzi, è che lui è sempre lì. Fa il suo gioco, fa la sua prestazione, sbaglia il gol, ma ciò non lo tocca, perché lui continua per la sua strada. Questo fanno le persone di successo, squadre di successo vanno per la loro strada, a prescindere da quello che si dice intorno o che si dica intorno. Zuzek è entrato bene, Mignani è un grande mister che si sta affermando. Sognare per questo Bari non è proibito, anche perché è una squadra che sa soffrire. Forse oggi è mancato qualcosina in attacco, forse, però una squadra che comunque ha fatto turnover. Sappiamo che il Bari è entrato in campo con Di Cesare, Vicari, Ricci, Puccino, Molina, Maiello, Benedetti. Non c'era Maita, Molina se l'è cavata molto bene, può sostituire Maita. Abbiamo sostituto di Maita finalmente. Ale ale oh, dai, che mi devo muovere stasera. Dai, iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi al canale. Il canale è un po' fermo da un po' di giorni. Se volete che continui a fare video, supportatemi con un'iscrizione, ok? Faccio anche 600-700 views, anche 1000 per video, ma le iscrizioni latitano, sono lente. Forza, iscriviti al canale, supportami. Ale ale oh. Ale ale oh, avete visto la curva del Bari, la curva nord? Tifosi del Brescia, delle altre squadre, del Genoa. Vabbè, Genoa c'è un grande stadio, per carità, Marassi, però anche gli altri. Avete visto la curva nord? Vibra la curva nord del San Nicola, vibra. Vogliamo vedere le statistiche. Venezia non ha fatto niente, non ha fatto qualcosina, non ha fatto una Champions City. Bari attento. Antenucci per noi è un uomo importantissimo, tiene palla, prende falle importanti, bravo il mister a dargli fiducia, a farlo giocare, molto molto bravo. Diamo punti di riferimento agli avversari? Non li diamo, non ci interessa, non ci interessa. Alle aldea che mi devo muovere, forza Bari, iscrivetevi al canale, ragazzi. Una vittoria importantissima. Adesso andiamo ad Ascoli. L'Ascoli sta vincendo 1-0 a Modena.
Cagliari-Genoa finita 0-0, quindi il Bari che piglia 2 punti su queste due squadre. L'Ascoli però si sta un po' risvegliando perché ha vinto a Modena e sappiamo che domenica prossima abbiamo Ascoli-Bari, non vi dico, io mi ricordo l'Ascoli, la squadra dei contadini, vediamo col nuovo mister come sono messi. Baby, mi sta venendo, già sa pure il film dei Queen, sta... Killer Queen, Nathan, Dandy, Let be. Non riesco a fare la piroetta di Mercury, sapete? La piroetta di Freddie Mercury, così. Dai ragazzi, detrattori del Bari, e mo, shut up, chiudete la bocca. Tifosi del Brescia, shut up, chiudete la bocca. Tutti i tifosi di altre squadre, quando perdete, shut up, chiudi, la bocca si chiude, ok? Ok, si chiude, tifosi delle altre squadre, solo il Frosinone può parlare che le vince tutte. Eh? Solo i tifosi del Frosinone possono parlare. Con Giuseppe Caso che c'hanno in versione Zidane e non sono ironico, loro possono. Un Bari che ottiene due vittorie incredibili, importanti, e non è mai facile in Serie B vincere con nessuno. Con nessuno. Avete visto il Cosenza che ha battuto Regina in casa? Cosenza. Non meritava tutte quelle risultati negativi che ha fatto, perché Viali è un allenatore onesto, lavoratore, molto bravo. Complimenti a Cosenza che ha portato in casa la regina. Si gode ragazzi, perché l'atmosfera vibra, la vedete? Vibra, 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 capito? Un gol fantastico. Poi faremo commento tecnico prossimi giorni, anche perché domenica andiamo ad Ascoli, abbiamo pochi giorni per preparare. Qua i preparativi fervono, si dice così, fervono. Dai che me ne devo andare, me ne devo andare, me ne devo andare, dai, devo fare presto. Forza Bari, grande vittoria, 6 punti in 3 giorni, nemmeno nelle più rosee aspettative. Il Bari che in casa è ancora un po' timidino, però proviamo a scrollarci di dosso, così si fa, no? A scrollarci di dosso i detrattori e le critiche e questa piccola timidezza a volte a San Nicola, a questo stadio, che deve opprimere gli avversari, non noi. Forza Bari sempre, iscrivetevi al canale ragazzi, un'iscrizione, un gol fantastico, un'iscrizione fantastica per Bella V. Ale ale oh, le ale oh. Un'iscrizione fantastica per Bellavi. Ciao ragazzi, cheers. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un pollice se vi è piaciuto il video. Forza Bari sempre. E iscriviti al canale di Bellavi. Tanti video per i prossimi giorni. Sempre. Rulliamo, dai, e cheers.